Buongiorno, mi ritaglio un po' di tempo per parlare con voi di uno dei miei argomenti preferiti, di una delle mie più grandi passioni, vale a dire la glottopoiesi o glossopoiesi, vale a dire l'invenzione dei linguaggi artificiali. In particolare vorrei trattare questo tema legato alla narrativa, in particolare alla narrativa fantasy. Perché, ora questo non vuole assolutamente dire che ogni qualvolta si avverta il desiderio di creare delle saghe di fantasia in cui compaiono dei popoli o delle realtà culturali inventate, si debba necessariamente fornire loro una lingua inventata. Però io sono persuaso profondamente del fatto che se si vuole raggiungere un certo livello di profondità nell'elaborazione, nella parvenza di storicità di queste realtà culturali, beh, sia necessario fornire loro degli strumenti linguistici che li caratterizzino, anche perché una lingua non è solamente un codice attraverso cui trasmettere informazioni o attraverso cui pensare e portare a termine dei ragionamenti, ma una lingua caratterizza il nostro modo di pensare, lo influenza ed è a sua volta influenzata e caratterizzata dal nostro modo di pensare. Pensiamo per esempio ai tedeschi. Quando si vuole pensare ai tedeschi, anche se noi non conosciamo magari la lingua tedesca, immediatamente quelli che sono gli aspetti fonetici più caratterizzanti della loro lingua ci vengono subito in mente. Pensiamo alle Sturmtruppen. Questo fumetto è un fumetto in italiano, ma vengono spesso riportati dei mutamenti alle parole italiane per dargli dei suoni tedeschizzanti. I nomi sono tipici nomi tedeschi. Si vuole in un certo senso far respirare la realtà linguistica tedesca perché è indispensabile per caratterizzare quei personaggi come tedeschi. E se noi pensassimo ai tedeschi che parlano italiano, perderebbero un po' di quel sapore germanico. E la stessa cosa se pensassimo agli italiani che parlano, che ne so, inglese piuttosto che francese, piuttosto che qualunque altra lingua, perderebbero quel loro sapore di italiano. Pensiamo alle poesie di Petrarca o di Dante. Perderebbero molto del loro essere se le pensassimo tradotte in inglese. Infatti ci sono delle persone che per amore di queste opere hanno imparato l'italiano, solo per amore di queste opere per poterle leggere in italiano. E ovviamente la stessa cosa di molti italiani per culture diverse. Il professor Tolkien scrisse a proposito del Kalevala che lo lesse in traduzione e gli piacque. Ma quando andò a vedere la lingua finlandese e quello che era il Kalevala in finlandese, beh, era un'altra cosa. E questo già vuol dire tutto. Quando pensiamo ai poemi omerici, in greco sono un'altra cosa rispetto a quello che ci passa per il latino o attraverso l'italiano. Questo perché una lingua vera, così come una lingua artificiale, quando creata con una certa serietà, vive una vita propria in un certo senso. Anche perché le lingue hanno dei loro meccanismi, hanno dei loro particolari fenomeni che le caratterizzano e che si ripetono in esse. E questo le rende uniche e le rende diverse da tutte le altre lingue. Per questo che ogni lingua in un certo senso è un bene prezioso e perdere una lingua perché è lingua morta o perché è un dialetto è sempre una perdita grave. È perché una lingua caratterizza il popolo. Quando la lingua muore, muore anche il popolo e viceversa. Infatti, se noi pensiamo, abbiamo sempre una lingua della cultura. Il latino è la lingua colta. La Chiesa parla in latino, le preghiere si sono tramandate in latino, i testi sacri si sono tramandati in latino, prima in greco, però anche in latino. Sono le lingue della cultura con cui si trasmettono quelle cose che in un certo senso sono eterne, perché sono state scritte e fissate così. Molte realtà culturali che sono rimaste immutate nel tempo sono rimaste immutate perché chiuse in se stesse, ora questo non per dire che la chiusura sia positiva, non mi si fraintenda, però rimanendo chiuse un po' in loro stesse hanno mantenuto la loro lingua così com'era e non mutando la lingua non sono mutate nemmeno loro in realtà. Invece i popoli che hanno contatti con altri popoli mutano un po' la loro lingua e mutano un po' anche loro, questo è positivo, cioè nel senso si cresce, ci si migliora anche, a volte si peggiora anche un po', però sono cose necessarie. E quindi quello che voglio dire è che una lingua influenza il popolo. Studiare una lingua significa anche studiare la storia del popolo, perché
al liceo classico esiste la materia lingua e cultura greca. Beh, perché studiando il greco antico si impara un po' della cultura greca, perché non si capiscono certi meccanismi della lingua greca senza conoscere la cultura a cui fanno riferimento, e viceversa, certi aspetti della filosofia e della cultura greca passano per la lingua. Per esempio, noi sappiamo che la lingua greca, essendo una lingua antica, e questo caratterizza principalmente le lingue antiche, ma anche le lingue moderne, anche i termini che fanno riferimento a cose più filosofiche, più elevate, in realtà partono da concetti estremamente materiali, estremamente concreti. E quindi conoscere la lingua in cui passa una cultura, in cui passano dei miti, delle favole, significa comprenderle a pieno. È per questo che secondo me, quando si vuole creare un mondo immaginario, con dei propri popoli, con una propria cultura, con delle proprie leggende, perché poi alla fine la fantasia sono leggende, sia necessario dotarle di una cultura propria, linguistica anche. O se no, beh, si vincolano a una cultura già esistente. Per esempio, il mondo di Harry Potter parla inglese, ma perché è legato all'Inghilterra. Nella sua realtà culturale quella è inglese, e quindi più che naturale che Harry Potter parli inglese. Il mondo di Tolkien, per esempio, no. Gli elfi parlano elfico, che sia poi Quenya, Sindarin, Nandorin, eccetera. I nani parlano la loro lingua, gli uomini parlano Rohirrico, Dovadunaico, prima Altarisca. Ogni popolo è caratterizzato dalla sua lingua, perché non sono inglesi. Sono uomini della Terra di Mezzo, sono elfi, sono quendi, sono nani e hanno la loro lingua. Perfino gli orchi hanno la loro lingua, anche se Tolkien la abbozzò appena e la fece appositamente brutta. E quindi appare naturale comprenderlo. Anche in Giappone, quando noi pensiamo a Giappone, il giapponese ci viene subito in mente. La cultura giapponese passa per il giapponese. Perdere la lingua giapponese significherebbe inevitabilmente perdere tutta la cultura giapponese, o comunque un'enorme parte. Infatti, quando ci si innamora di un popolo e si vuole studiare la sua cultura, si studia la sua lingua. Chi ama l'Egitto si preoccuperà anche di studiare la lingua egizia, non solo per poter leggere i geroglifici, ma perché non si comprende la cultura egizia a fondo senza comprendere anche la sua lingua. E quindi, se noi crediamo, e io ne sono perfettamente convinto, che inventare un mondo lo si debba fare con la stessa profondità con cui si studia il mondo reale, beh, allora fornire una lingua a dei mondi immaginari è necessario, una o più lingue, che caratterizzino i popoli che noi andiamo a creare. Ovviamente ora viene naturale porsi una domanda: a cosa questo sia utile? Molte persone, soprattutto al giorno d'oggi, partono un po' dal presupposto che la letteratura fantasy, che l'invenzione di mondi immaginari, sia un rifiutare la realtà. Beh, io non sono d'accordo. È un valore aggiunto quello di subcreare, è un istinto naturale nell'uomo. Fin da quando si è bambini si tenta di creare, di subcreare. L'animale vive e basta, l'animale è una creatura, fa parte della creazione, non la influenza con la propria volontà. L'uomo invece è portato naturalmente a subcreare, ad aggiungere qualcosa di suo al mondo così com'è. E quindi è rinunciare a un aspetto fondamentale del nostro essere umani, il rinunciare alla fantasia. Ovvio, logico, questo non significa che bisogna trascurare la realtà per la fantasia, anzi, anche perché più si conosce la realtà, più si comprende la realtà, è migliore di qualità la fantasia, perché attraverso la fantasia passano dei messaggi profondi che ci parlano del nostro essere umani, ci parlano di cose eterne, immutabili. Perché ancora oggi la gente piange di commozione quando vede una tragedia di Euripide? È perché la tragedia di Euripide parla di cose che sono eterne. Il mondo greco aveva quest'idea della tragedia, che la tragedia parlasse di un periodo che sì, tu potevi immedesimarti, ma fino a un certo punto, perché questa era staccata da te, perché parlava di dei e di eroi. E quindi non era la stessa cosa, non è la tua realtà di tutti i giorni, è staccata, è a parte. È per questo che aveva efficacia. Questo è un valore che purtroppo al giorno d'oggi abbiamo perso. Vole, anzi, cioè, in un certo senso c'è ancora un po' nel discorso dei supereroi, nel discorso appunto del fantasy, però non è più così sentito. Noi guardiamo i supereroi per svago quando li guardiamo, non c'è più quest'idea
di importanza, per noi non è fondamentale per la nostra cultura, per il nostro modo di esistere, come lo era per i greci. Vabbè, è vero, uno dirà, i greci lo pensavano reale. Sì, è vero anche questo. Però è un aspetto importante che poi abbiamo perso. E questo cosa porta? Che noi a volte ci dimentichiamo di quelli che sono i valori fondamentali del nostro essere umano. Perché? Perché ci attacchiamo a realtà mutabili, cioè la realtà in cui viviamo, che è mutevole. Se invece noi ci ricordiamo di quelle cose immortali ed eterne che passano attraverso il mito, ebbene, passano insegnamenti che non hanno tempo. Anche perché, in un certo qual senso, il mito non dice che cos'è l'uomo, ci insegna ciò che l'uomo dovrebbe essere. Oppure ci evidenzia ciò che l'uomo non deve essere. E quindi ci porta sempre ad andare avanti, sempre a migliorarci. È uno stimolo. La realtà è uno stimolo in un certo senso. Cioè sì, stimola, però in un modo minore. Il mito stimola tantissimo. Perché soprattutto una volta, nel periodo dell'Ottocento, si faceva riferimento al mito per far passare ideologie politiche? Beh, perché il mito parla di cose eterne, perché stimola, perché lancia dei messaggi. Perché ci chiama ad essere meglio di ciò che siamo, oppure ci evidenzia ciò che non dobbiamo essere. Ed è un valore importante che purtroppo abbiamo perso. E quindi io sono perfettamente e profondamente convinto che per inventare degli universi di fantasia che ci permettano di assaporare un mondo diverso, di vedere come anche in questo mondo diverso i valori irrinunciabile degli esseri umani esistano, occorre anche caratterizzare questi popoli che andiamo a creare con una loro lingua propria. Bene, almeno questa era la mia idea, poi fatemi sapere quello che ne pensate voi e grazie tanto per avermi seguito, buona giornata a tutti.